diventa campo di guerra politica e scontro in consiglio comunale. Omicidio in Perù della missionaria Nadia De Munari, 24enne, confessa un martello l'arma del delitto. Fidas alle ULS 7 e 8, rispettati i turni dei donatori di sangue. ULS 8 da lunedì, sospesi i primi 40 sanitari non vaccinati, aumentano i contagi, età media 33 anni. Costruzione con i mattoncini colorati, solidarietà in Piazza dei Signori per Vicenza for Children. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura, lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo dello scontro politico in città. Sul piatto la situazione del Parco della Pace, che tra l'altro è il più grande polmone verde di Vicenza, ma sentiamo. Parco della Pace, si scrive pace, si legge guerra. Guerra politica con raffiche di polemica. Un confronto duro, a cominciare dal nome. C'è chi vuole cambiare il nome perché è un nome divisivo. Alcuni esponenti della maggioranza di Francesco Rucco in consiglio comunale a Vicenza sono tornati a proporre la balzana idea di cambiare il nome al Parco della Pace. Ma intanto va detto che non è iscritto all'ordine del giorno in questo momento alcuna valutazione sul cambio del nome. C'è un dibattito politico legittimo in democrazia, quindi il centrosinistra che si arroga il diritto di essere espressione della nostra democrazia sempre e comunque contesta la possibilità anche di esprimere un proprio opinione, un proprio pensiero, e evidentemente un concetto di libertà ce l'hanno solo a corrente alternata. Insomma, il cambio di nome non è all'ordine del giorno in consiglio comunale, ma quando e se inizierà una discussione in merito in futuro sarà esplosiva. Intanto però lo scontro si consuma sul futuro utilizzo del Parco della Pace. La domanda è se non c'è niente di meglio da fare, se non sarebbe più urgente invece occuparsi di terminare quel parco e di renderlo fruibile ai vicentini. Vorrei rasserenare dicendo che stiamo andando avanti a lavorare e che abbiamo avuto anche un piccolo ritardo di fronte a una bonifica bellica che sembrava conclusa dalla passata amministrazione. Abbiamo trovato 200 bombe in più e speso 400.000 euro in più dei cittadini. Il ritrovamento delle bombe inesplose a Parco della Pace ha rallentato i lavori, ma quello che diventerà il più grande polmone verde di Vicenza rappresenta davvero una grande opportunità. È un grande lascito dell'amministrazione precedente e non un problema, perché si parla dei problemi, di costi, di gestione, però non può essere sempre un problema. Se una cosa è bella e basta. Vorrei rassicurare il centrosinistra, noi stiamo lavorando di giorno in giorno su questo progetto, ricordando che quando siamo arrivati abbiamo trovato un campo agricolo, oggi abbiamo già la forma con migliaia di piante e soprattutto percorsi ambientali con area degli eventi, eccetera. Quindi da questo punto di vista credo che il miglioramento sia arrivato proprio in questi ultimi anni. Adesso ci occupiamo dell'omicidio in Perù della missionaria laica Nadia De Munari. Ieri c'è stata la svolta nelle indagini, tra l'altro con la carcerazione di 4 persone, 3 donne e un uomo. Oggi un'ulteriore novità, perché le 3 donne sarebbero state scarcerate. Un omicidio sconvolgente, aggredita e uccisa nella notte tra il 20 e il 21 aprile nella comunità dove era direttrice di 6 scuole d'infanzia come volontaria per l'operazione Mato Grosso. A 3 mesi dall'assassinio di Nadia De Munari, la missionaria laica di Schio, 4 persone ieri sono state arrestate. Una svolta nelle indagini che oggi segna un nuovo colpo di scena. I magistrati peruviani, a quanto pare, avrebbero scarcerato 3 donne fermate per l'omicidio, trattenendo solo un ragazzo di 24 anni che avrebbe confessato il delitto. L'arma usata per il brutale assassinio non sarebbe stato un machete, come ipotizzato in un primo tempo, ma un martello che il giovane aveva con sé. Nadia De Munari era morta il 24 aprile scorso in ospedale a Lima dopo 3 giorni di agonia in seguito alle ferite riportate. Una brutta vicenda, ancora più sconvolgente per la futilità dei motivi che l'avrebbero causata: il furto di alcuni telefoni cellulari. L'intera comunità scledense aveva tributato l'ultimo saluto a Nadia De Munari a maggio nel palazzetto dello sport Livio Romare, rendendo omaggio alla missionaria che aveva dedicato la sua vita ai bambini dall'altra parte del mondo. Ruba 200 euro di vestiti, spinge con forza a terra uno dei vigilanti, viene arrestato un 43enne.
Usciva con un borsone dal centro commerciale Palladio, l'algerino di 43 anni irregolare sul territorio e già conosciuto alle forze dell'ordine, fermato da due vigilantes che insospettiti hanno voluto controllarlo. Venerdì sera, dopo l'orario di chiusura del centro, ha tentato la fuga nascondendosi e aggredendo uno dei due. Sopraggiunti i carabinieri sono riusciti a stanarlo. Dentro al borsone 200 euro di abiti rubati dai negozi del centro con il dispositivo antitaccheggio neutralizzato grazie ad attrezzi da scasso che aveva portato con sé. L'uomo in carcere per furto aggravato e rapina. Adesso il messaggio che hanno lanciato all'ULS 8 i donatori di sangue della FIDAS. Ma oggi, a mio avviso, le aziende sanitarie, soprattutto incentrate in ULS 7, stanno dimostrando forse di non avere la necessità, la voglia di risolvere determinate problematiche. Lo jacuzzi dei donatori di sangue, una provocazione lanciata all'UL 7 e all'UL 8. L'occasione è la giornata FIDAS di San Pio X a Vicenza. Si formano delle attese. Noi abbiamo un sistema molto molto importante, informatico, di prenotazione degli appuntamenti e quindi dovremmo essere assolutamente puntuali nel fare la visita medica e poi nel procedere alla donazione. A volte si creano dei ritardi. Non vengono rispettati i tempi del processo di donazione. Questa è una mancanza di rispetto anche verso i donatori che ci mettono del loro per andare a donare. E dopo tanti mesi che stiamo vivendo delle difficoltà, che i nostri donatori stanno vivendo delle difficoltà, ad oggi non abbiamo ancora avuto risposte. Se questa è la situazione, allora saremo noi di Rete Veneta a chiedere una risposta alle ULS 7 e 8. Dunque, la questione non finisce qui, ma continua. Però quella di oggi è anche una giornata di festa. Viene premiato Roberto Compagnin per il suo record. Ha fatto ben 236 donazioni di sangue. Se avete la possibilità, donate, 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 che aiutate il prossimo. Noi come gruppo di San Pio X abbiamo contattato un migliaio di famiglie del quartiere. E quindi senza pensare giovani, anziani, perché anche l'anziano ha il nipote, stranieri, perché soprattutto questo quartiere ad oggi è abitato da stranieri, quindi moltissimi dei nostri donatori non sono italiani in senso proprio, come dire. E donate il sangue, perché purtroppo sangue artificiale non esiste e c'è sempre bisogno. La donazione di sangue parte dai quartieri e va promossa, va riconosciuta a tutti i livelli. Per questo oggi FIDAS chiede uno spazio adeguato dedicato alla figura del donatore all'interno del futuro Parco della Pace. Sindaco Rucco, con piacere le consegno ufficialmente la nostra richiesta di avere una intitolazione, un'area riservata nel costruendo Parco della Pace da dedicare a tutti i donatori, e quindi grazie veramente. Beh, grazie a voi, perché è una bellissima iniziativa che sposiamo, che condividiamo, e quindi la presenterò alla commissione toponomastica competente e con loro costruiamo il percorso amministrativo per arrivare all'intitolazione di un'area che naturalmente cercheremo di condividere insieme. Grazie. Grazie. Sindaco. E a proposito di ULS 8, da lunedì saranno sospesi i primi 40 sanitari non vaccinati. Intanto aumenta il numero dei contagi, l'età media è di 33 anni. Linea dura contro i sanitari che non si sono ancora vaccinati, ad annunciarlo l'ULS 8, che ne sospende 40. Da lunedì succederà che i primi 40 verranno allontanati dal servizio perché non hanno risposto all'invito a vaccinarsi e non hanno presentato documentazione valida per l'esonero dalla vaccinazione. Al vaglio altre 120 posizioni, di cui si stanno valutando le motivazioni di incompatibilità con la vaccinazione o altra documentazione, e altre 70 ancora da esaminare. Di qui l'appello a 360 gradi a vaccinarsi per combattere un virus i cui contagi tornano a crescere. Un boom nell'ULS 8 berica che si allinea con il trend nazionale, in cui aumenta l'incidenza della variante Delta e che riguarda soprattutto i giovani. La popolazione interessata in questo momento è a un'età media di 33 anni, ma perché abbiamo ancora qualche caso del recente passato, ma i nuovi casi sono tutti di ventenni. Tra i contagiati il 94,5% risulta non vaccinato o con il ciclo di vaccinazione non completato. Tra le occasioni di contagio la principale resta quella dei contatti familiari, ma il 26% dei casi risulta originato dalla partecipazione a feste, eventi, incontri di gruppo, così come al 15% figurano i rientri dall'estero. Casi da Formentera, Barcellona e Malta. Effetto europei? Effetto europei molto marcato, infatti io mi aspetto la prossima settimana un incremento.
Al momento la terapia intensiva resta Covid free e in questa fase risulta fondamentale anticipare l'escalation dei contagi, circoscrivendoli tra i contatti avuti nelle 48 ore precedenti. È chiaro che ci troviamo davanti in questo momento un'utenza molto giovane che spesso con difficoltà ci riporta i nominativi dei contatti stretti. A partire dal 18 agosto saranno aperti altri 22.337 posti, invito rivolto soprattutto a giovani e insegnanti per garantire un inizio anno scolastico protetti da virus e conseguenze. E a proposito di contagi e positività al Covid-19, continua la preoccupazione che interessa soprattutto i centri estivi. Ancora preoccupazione nei centri estivi per la diffusione di casi positivi al Covid-19. Venerdì 16 luglio altri due operatori di un centro estivo di Thiene sono risultati positivi al tampone molecolare e rapido. In totale 13 bambini che si trovano attualmente in quarantena. Gli operatori contagiati non sono vaccinati. Stiamo tamponando tutti i ragazzini, tutte le ragazzine che partecipano a questi centri. Credo che questo non porterà degli effetti negativi perché non abbiamo nessun caso sintomatico, sono tutti asintomatici, per fortuna sono bambini. Allo stato di fatto noi abbiamo superato la metà della nostra popolazione in fatto di vaccinazioni, ma mancano ancora molti ultra sessantenni, soprattutto la fascia dai 60 ai 70 anni, che non si sono ancora vaccinati. Attualmente nella pedemontana si registrano intorno ai 300 casi positivi, con un'oscillazione dai 30 ai 40 casi al giorno. In questo momento non abbiamo nessun ricovero in ospedale e questo è il lato positivo, ma sono molto preoccupato per quelle persone che non si sono vaccinate ed hanno una certa età. Stiamo cercando di ampliare la possibilità di tutti ad accedere ai punti tampone. È l'accesso diretto, accesso libero, senza pagare alcun contributo. Si ricorda inoltre la forte importanza di vaccinarsi per proteggere se stessi, le altre persone e specialmente i nostri cari. Abbiamo aperto delle agende fino all'8 settembre e c'è una grandissima disponibilità di posti. Sono circa 30.000 i posti disponibili, ovviamente suddivisi per fasce d'età, ma abbiamo riservato alla popolazione più giovane, dai 19 ai 59 anni, oltre la metà dei posti. Mattoncini colorati e solidarietà in Piazza dei Signori per Vicenza for Children. Un weekend in cui Piazza dei Signori si colora dei mattoncini più famosi del mondo. Si chiama Brick in Vicenza, una competizione di creatività per raccogliere fondi a favore di diversi progetti promossi dall'associazione Vicenza for Children, tra cui la realizzazione di un nuovo polo di accoglienza per famiglie con minori malati. Tutto quello che viene raccolto oggi, infatti è tutta donazione libera, viene raccolto a favore di Vicenza for Children per le loro opere per i bambini degli ospedali. E allora spazio alle invenzioni, alla solidarietà e alla competizione di ingegni tra giovanissimi che si sfidano fino a domenica alle 18 a colpi di robot, macchinine e navicelle spaziali. Qua c'è un'area gioco dove ci sono 50 gazebo, ogni ora viene fatta una gara che viene intervallata con un'ora di pulizia e sanificazione e viene decretato un vincitore da una giuria e vince un premio con una scatola Lego. Tutti i vincitori partecipano alla finalissima domani sera alle 6 e lì si vinceranno un maxi premio, una scatola di mattoncini Lego di circa 1000 euro. Inoltre nella loggia del capitaniato a far spalancare gli occhi l'esposizione di opere inedite. Abbiamo un sacco di prenotazioni perché comunque è un gioco che unisce le famiglie, il primo dopo la pandemia all'aria aperta, sì che aspettiamo 500 persone nell'area gioco e circa 10.000-15.000 persone nell'area esposizione dove ci sono le opere in mattoncini Lego fatte dagli esperti. Esperti che impiegano anche mesi per costruire le creazioni che vi mostriamo. Si parla di qualche ora a qualche giorno o se no anche a mesi di lavoro. Si va da una piccola costruzione di 1000-1500 pezzi a 6000 pezzi e arriviamo. Per me è uno sfogo, è qualcosa di rilassante che posso fare dopo lavoro, a casa, in tranquillità e quindi andare a rilassarmi. Ma in effetti questa manifestazione è stato un vero e proprio ritorno alla normalità, come ci hanno dichiarato le persone avvicinate al nostro microfono. Abbiamo fatto il logo dell'associazione Brick in Vicenza. Oggi è un momento importante sia per i bambini, sia per le famiglie, sia per la solidarietà.
Sì, certo, una bella manifestazione, i ragazzi si divertono e c'è solidarietà, insomma, aiuto alle persone più in difficoltà, quindi divertimento ma anche una buona, bella azione. Bellissime che ci sono queste iniziative qui e anche soprattutto per i bimbi che così ricominciano a divertirsi, soprattutto dopo un periodo un po' strano. Era un modo per stare insieme e fare qualcosa che piacesse anche a loro. E il papà è appassionato di lei. Certo. Allora, Adriano. Adriano, 6 anni, giusto? Capo esatto. Ieri fai... Io un 7. Anch'io. Sì, 7. Siamo qui innanzitutto per divertirci, per stare insieme. Un po' di ritorno alla normalità. Speriamo che continui. Noi siamo turisti, quindi ne abbiamo approfittato. In effetti. Speriamo che il trend sia passato. Esatto. Che si torni piano piano alla normalità, soprattutto per i bimbi che sono sicuramente contenti. Vedere i bambini che giocano all'aperto, le famiglie, i tavolini dei bar all'aperto, gente, è bello, è un gran sollievo. E si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione del 12° anniversario della scomparsa del colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni, caduto mentre prestava servizio il 17 luglio del 2009 a Bosco di Nanto, mentre era intervenuto per riportare alla ragione un 84enne che si era barricato in casa armato di fucile. Gildoni, nel tentativo di avvicinarsi e ottenere la resa dell'anziano, era stato colpito a morte da un proiettile. Oggi quindi la cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri, la sezione di Monte Galdella, al termine della quale è stata deposta una corona d'alloro alla scultura che raffigura il colonnello dei carabinieri Gildoni. Alle 20 questa sera, come sempre, l'appuntamento è con Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano. Ospite della puntata Walter Bedin, responsabile regionale della FIGC per il calcio giovanile. Alle 21.15, grande cinema, non perdete il film The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie. E questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. Domenica 18 luglio all'insegna di un tempo in prevalenza buono. Qualche disturbo ci sarà, ma vediamo nel dettaglio la situazione con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto ci attende una giornata decisamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore qualche addensamento sui settori montuosi e pedemontani, dove non si escludono dei rovesci che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in aumento, minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi. Vediamo ora la previsione per Vicenza. In città ma anche in provincia stessa situazione, sarà anche qui una domenica con un ampio soleggiamento dappertutto, dunque non cambia lo scenario sul nostro territorio, non sono previste piogge, sarà possibile solo qualche annuvolamento. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Rete Veneta. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.